convocato ufficialmente come passaggio formale per l'avallo del bilancio provinciale approvato lo scorso lunedì, l'assemblea dei sindaci del Salernitano, che si è riunita questa mattina a Palazzo Sant'Agostino. A relazionare sull'argomento il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, che parla anche delle prossime azioni messe in campo dall'ente provinciale. Dobbiamo dare il parere sul bilancio della provincia, il previsionale 2022-2024, che è stato approvato lunedì dal Consiglio Provinciale. La procedura prevede, come dire, che si esprimano i sindaci della provincia, e quindi stiamo, come dire, qui in attesa di raggiungere il numero legale fino alle 12 per poi discutere un po' di quello che abbiamo fatto nel nostro bilancio quest'anno, per ovviamente offrire servizi ai cittadini della provincia. Abbiamo aumentato i finanziamenti sulle strade in termini di pulizia delle strade, manutenzioni, pulizia cunette, diserbo stradale. Abbiamo messo 500.000 euro in più rispetto all'anno scorso per cercare di dare maggiore pulizia e sicurezza quindi alle strade, in particolare in quelle del sud. Abbiamo stanziato 100.000 euro in più per la pulizia dei giardini scolastici, perché vogliamo fare in modo che a settembre tutti i nostri istituti scolastici siano, come dire, ben utilizzabili, agibili. Ovviamente investiamo tantissimo sulla questione della sicurezza delle scuole, perché per settembre abbiamo già dato modo di iniziare tantissimi lavori di messa in sicurezza, per fare in modo che ovviamente a settembre sia tutto in regola, sia tutto quantomeno, voglio dire, sicuro per tutti coloro che frequenteranno le nostre scuole. Ovviamente stiamo lavorando tantissimo sulle strade, sui ponti. Abbiamo inserito nel bilancio tutti i decreti che abbiamo avuto dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Campania sulla messa in sicurezza. Come sapete, a settembre inaugureremo il primo tratto della Fondovalle Calore, questo primo tratto di 4 chilometri che finalmente è iniziato nel 2017 riusciamo a completare e ad inaugurare. Ovviamente stiamo lavorando su tante cose, anche sulla depurazione delle acque, sul fronte del mare, su tutti gli impianti di collettamento e depurazione.